Grazie Presidente, assessori, onorevoli colleghi e cittadini che ci seguono da casa. Io ho ascoltato l'intervento dell'assessore Razza su tutta una serie di dati che ha fornito. Certo, mi sarei aspettato qualche precisazione puntuale sulla situazione che viviamo in provincia di Messina, una situazione disarmante e disastrosa sotto ogni punto di vista. Ebbene, assessore, io non voglio parlarle qui dei posti letto che a Messina non si sa se ci sono o se non ci sono, del Covid di Barcellona in cui abbiamo silurato la dottoressa Laguidara per poi nei giorni scorsi integrarla e non si capisce cosa sia successo, chi abbia torto o chi abbia ragione, perché non riusciamo a individuare nessun responsabile. Però nel frattempo da Barcellona l'abbiamo portata a Lipari e nei giorni scorsi l'abbiamo fatta ritornare al suo posto come se nulla fosse successo, quando tutti i TG nazionali ne hanno parlato. Non voglio parlarle neanche della questione inerente ai tamponi. Cito un dato su tutti: i tamponi, 3.129 tamponi fatti tra novembre e dicembre sono stati caricati solo a gennaio. Questo capisce bene, assessore, che non consente il tracciamento, non consente nulla. È un'assurdità pazzesca. Comunicazione fatta dal commissario da lei nominata il 4 di gennaio. Non voglio parlarle della gente che è abbandonata a se stesso ormai intere settimane senza sapere gli esiti, senza sapere i risultati, senza sapere cosa deve fare. Non voglio parlarle neanche del mancato tracciamento dei contagi, perché è chiaro che nel momento in cui passa una settimana per poter fare il tampone e un'altra settimana passa per poter avere il risultato e quindi l'esito del tampone, due settimane, le assessore scuote la testa, ma le garantisco che è così. A Messina città le garantisco che tutt'oggi è così, ma basta semplicemente aprire Facebook e leggere il commento o la riflessione di qualunque cittadino. Non è così nel mio comune, devo dire, perché fortunatamente con l'USCA lo sto facendo. Io parlo di Messina città. A Messina città si attende una settimana per fare il tampone e una settimana per avere il risultato. 15 giorni, mi dica lei che tracciamento si può fare. Non voglio parlare neanche della questione dei rifiuti, perché i cumuli di rifiuti che le persone che hanno avuto la sfortuna di contrarre il Covid si sono ritrovati e si ritrovano tuttora in casa, sono imbarazzanti sotto tutti i punti di vista, e l'ASP di questo non se n'è mai occupata, se non con una nota dove dice ai comuni: organizzatevi. Certo, assessore, io mi sarei aspettato una riflessione importante da parte sua su quello che ormai è noto come il caso Messina, un caso in cui, ripeto, la confusione regna sovrana, ma non si individua nessun tipo di responsabilità da parte di alcuno. È stata nominata una commissione che sta svolgendo delle indagini, ma non abbiamo nessuna risultanza e lei non riferisce nessuno in merito a quelle che sono le risultanze di questa commissione. Sono state fatte delle controdeduzioni e lei tutt'oggi ancora non ci sta riferendo nulla in merito a queste controdeduzioni da parte del direttore generale della Paglia, e nel frattempo però la situazione a Messina non cambia, perché vede, non è che io sono interessato a chi ha sbagliato o perché ha sbagliato, io sono interessato a far sì che in provincia di Messina tutto funzioni, non dico alla normalità, ma quantomeno con un minimo di dignità, perché oggi la situazione a Messina è catastrofica. E vede, assessore, continua ad esserci all'ASP di Messina una guerra pazzesca. Oggi l'ennesimo articolo sulla Gazzetta del Sud in cui si parla di un appalto di 10 milioni, citato mesi fa, qualche mese fa, dal direttore generale La Paglia, che ha subito non si sa quali pressioni. Scopriamo nel frattempo che però viene sospesa la dottoressa Di Blasi proprio per questo motivo di questi 10 milioni di questo benedetto appalto. Nel frattempo tutto rimane com'è. Noi continuiamo a silurare a destra e a manca, ma vede, non credo. Mi creda, assessore, non credo che ai cittadini in questo momento interessa silurare Tizio piuttosto che silurare Caio. Credo, e di questo ne sono fermamente convinto, che in questo momento lei, per il ruolo di responsabilità che ha, debba occuparsi in maniera seria della situazione che vive l'ASP di Messina, con tutta una serie di provvedimenti che possono consentire di ritornare alla normalità, di avere una normalità, perché i cittadini questo ci chiedono. La situazione è incontrollabile sotto tutti i punti di vista. Noi a Messina abbiamo un direttore generale che nomina un delegato, con un successivo nomina da parte sua di un commissario, con il suo capo di gabinetto che è ancora tuttora presente a Messina, abbiamo un esercito di generali.
ma nessuno che svolge i suoi compiti. Ecco, credo, assessore, che su questo lei debba riferire, debba darsi delle risposte, ma soprattutto dare delle risposte che i cittadini meritano, perché nel frattempo che noi continuiamo a chiacchierare, a fare indagini, a cercare i colpevoli, la situazione a Messina continua ad essere disastrosa.